Eccoci alla rassegna stampa di Rai News 24. Assieme sfoglieremo virtualmente i giornali che fra qualche ora troveremo in edicola. Oggi in primo piano, ovviamente, la tragedia di Trieste, la sparatoria in questura nella quale sono morte due giovani poliziotti. E poi c'è il tema della politica con il botta e risposta a distanza fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi sul tema del taglio del cuneo fiscale, ma non solo, sono alcuni dei temi che vedremo fra un attimo, li commenteremo assieme a due graditi ospiti che saluto. Uno è qui in studio con me, Paolo Barbieri, collega di Asca News. Buonasera Buonasera, Paolo. buonasera. E in collegamento da Milano abbiamo Giovanni Zanni di Pagella Politica. Buonasera Giovanni. Buonasera. Allora, partiamo subito dal piccolo di Trieste, che a Trieste nel pomeriggio terrore e morte in questura, bandito spara, uccisi due agenti. A Trieste il tempo si arresta improvvisamente alle 16:55, panico tra i passanti, città nel caos. Ci sono le foto di questi due giovani poliziotti, vale la pena mostrarli, i volti di Matteo De Menego, 31 anni, e Pierluigi Rotta di 34. Gli approfondimenti poi nelle pagine interne. Matteo e gli anni appena compiuti, Pierluigi seguiva le orme del papà. Il papà era un poliziotto originario di Pozzuoli. Proiettili, botti e urla, ci siamo barricati dentro il mio negozio. Questi racconti dei testimoni li ascolteremo fra un attimo, e poi il cordoglio di Mattarella e di Piazza. Il sindaco di Trieste proclama il lutto. Perché mettere insieme un reato commesso da uno straniero con lo ius soli? Perché? E purtroppo oggi in un dibattito politico così rapido, così semplificato, bastano pochissime parole chiave per cercare di, come dire, far scattare dei riflessi, uso un termine brutto, ma dei riflessi pavloviani nell'elettorato e tirare subito al proprio mulino una storia che molto probabilmente ha il ciclo di 2 o 3 giorni come questa. Quindi per subito provare a spostare il sondaggio, vedere subito la reazione nel pubblico di quello che è successo, allora si dice altro, adesso cito un titolo, non dovrei, però insomma per capirci, altro che ius soli per dire ecco, sull'immigrazione bisogna seguire una linea piuttosto che un'altra, facendo una connessione logica molto, molto labile, ecco. E su botta e risposta a distanza fra Renzi e Conte c'è anche il titolo che fa il Mattino di Puglia e Basilicata: Conte ad Assisi, l'ulivo e la spada. Lealtà, non operazioni sporche. Non è Renzi a dettare l'agenda, si indigna il Premier. La promessa di essere umile strumento di pace, ma leader di Italia Viva, niente fenomeni alla Salvini. Lo scontro sul cuneo fiscale e sugli aumenti in busta paga, ma anche sulla rimodulazione delle aliquote IVA. Non parlerei di pannicello caldo, stiamo parlando di lavoratori che hanno bisogno di acquistare un potere di acquisto, per cui io adesso non voglio preventivare in cosa si tradurrà, quale cifra finale, però se per Renzi che ha uno stipendio, come dire, consistente, 20 euro, 30 euro, 40 euro al mese sono pochi, per carità. Lui ha dato in passato molto di più, ha utilizzato le risorse pubbliche ampiamente. Oggi abbiamo un quadro di finanza pubblica molto delicato e complesso che ci impone scelte molto oculate. Paolo, Enrico Letta, forse memore di quell'Enrico stai sereno, ha avvertito: se non si fa un patto con Renzi, questo governo non arriva a Natale. Ma indubbiamente il fatto che Renzi abbia messo nero su bianco a poche settimane dalla nascita del governo di essersi battuto con la sua piccola forza politica neonata contro l'aumento delle tasse e di avere vinto su una platea parlamentare molto più larga di quella attualmente di Italia Viva, Creando indubbiamente, peraltro un inedito asse con Luigi Di Maio, vecchio nemico. indubbiamente, a parte l'asse, indubbiamente è un segnale di allarme estremo per il Presidente del Consiglio, che peraltro già si era allarmato alla nascita dei gruppi parlamentari di Renzi, che hanno dato vita a qualche fenomeno curioso, per cui Il trasformismo, qualche sì. personaggio che era stato appena nominato in quota PD in quanto renziano, poi È non era più finito da renziano il un'altra giorno parte. dopo, con quelli che sono usciti Beh, non due ci è andato. ministri, diversi Quindi, esponenti. insomma, indubbiamente è un quadro politico in movimento, indubbiamente dopo poche settimane dalla nascita del governo c'è uno dei leader, sia pure di una forza minore, che dice abbiamo sconfitto il partito delle tasse.
E questo inevitabilmente è un segnale d'allarme. Letta ha ricordato il precedente, mettendo in guardia il vertice Palazzo Chigi dai rischi di un nuovo logoramento. Del resto Conte mi pare che l'esperienza l'abbia fatta. Quindi dovrà stare attento. Diciamo che penso un'idea di quello che può succedere quando si avvia un botta e risposta con uno dei leader della sua maggioranza, quando si conduce la vicenda politica non nelle stanze di Palazzo Chigi ma sui giornali, ce l'ha. È un Conte più aggressivo però, e nella precedente esperienza di governo spesso faceva un passo indietro, tendeva a stemperare, adesso risponde in maniera piccata alle accuse che arrivano dalla sua maggioranza. Ovviamente ha fatto un'esperienza e ha un ruolo diverso negli equilibri di questa maggioranza. Se poi questo basti dipenderà da molti fattori. Su tutti, io penso, la tempistica delle riforme della legge elettorale, perché alla realizzazione della legge elettorale, se saranno tempi brevi o tempi lunghi, lo vedremo, poi le tentazioni del ritorno al voto, diciamo, si moltiplicano in genere. Per adesso bisogna vedere, perché certo la navigazione della sessione di bilancio, della legge di bilancio, comincia agitata e servirà, non basterà, diciamo, né un Conte più aggressivo né le sue indubbie capacità di mediazione, di navigazione in mari difficili anche precedenti, servirà una volontà politica delle forze che stanno al governo. Se le forze che stanno al governo hanno degli obiettivi comuni effettivamente, pensano di poterli realizzare in un tempo medio, diciamo così, non necessariamente tutta la legislatura, c'è qualche possibilità che stia a galla. Altrimenti l'avvertimento di Enrico Letta è molto sensato. Le critiche al Presidente del Consiglio sono arrivate anche dall'Asso Lombarda, troppo poco quanto fatto per il taglio del cuneo fiscale. Allora, come premessa c'è da dire che bisogna essere veramente ammirati da Renzi, che rischiava di essere appunto tagliato fuori da quello che succedeva in sua assenza, invece si è ripreso la scena facendo nascere questo governo, uscendone dopo pochissimo e ora facendo, diciamo, il guastatore dall'esterno, o comunque il grillo parlante che dà fastidio un giorno sì e l'altro pure. Quindi dal punto di vista, diciamo, strettamente della tattica politica, non si può che essere ammirati da quello che ha fatto in queste settimane. Effettivamente 2,5 miliardi è molto, molto limitata. Però questa manovra di bilancio nasceva con la zavorra di dover sterilizzare 23 miliardi di aumento dell'IVA. Quindi su una trentina di miliardi di questa manovra intera, 23 sono soldi che sono stati trovati, tra l'altro, in modi a volte fantasiosi, perché c'è il famoso recupero dell'evasione fiscale. Insomma, il governo ha fatto anche un po' di fantasia, ecco, non rispolvererei il termine finanza creativa perché è troppo politicamente marcato, però insomma ha dovuto impegnarsi per trovare i 23 miliardi e gli è rimasto troppo poco per fare un intervento che adesso infatti si parla di 40 euro al mese, prima si era parlato di 20, quindi è effettivamente un intervento molto piccolo, 2-3 miliardi su un bilancio dello Stato che è di 800. Però ci si muove comunque in un quadro che è quello dei vincoli di bilancio europei, che non è che permetta di fare chissà quali pazzie, a meno che non si voglia fare un deficit del 4-5%, che è pura fantascienza, e quindi liberare decine e decine di miliardi, e i margini di manovra per non far aumentare l'IVA di 3 punti erano questi.